Comunque a settembre farò questi due festival, che sono due date secche, saranno una a Milano e una a Napoli. Un festival prettamente hip hop, che non se ne vedono penso da 15 anni in Italia, quindi l'idea era quella di fare un festival grande, avere i protagonisti di questo genere che è sempre più acquistato rilevanza in Italia. E, riguardo gli aspetti tecnici e organizzativi, in realtà siamo ancora strada facendo, quindi insomma alcune cose secondo me ancora non le abbiamo affrontate. È il primo festival, per cui è una grandissima dose di lavoro. Io sono anche il direttore creativo, per cui ho la testa lì e non sto praticamente facendo altro. Piove perché ricolma ed è traboccato, perché tu prendi la forma di ogni vaso. Piove, non cerchiamo, non cerchiamo gocce di tre cose che porterei su un altro mondo. La musica, Madonna, penso, e forse della marijuana. La pioggia mi ricordava se è importante, tempesta che non si placa se... Non lo so perché, la maggior parte dei miei artisti posso ruotarci ancora adesso, tipo Lavanoni, una grande, così, o Vasco, forse Tenco, ecco. Tenco, sicuramente Tenco, avevo anche in passato provato a rifare un suo classico, per cui è un artista a cui sono legato anche come affinità elettiva. Il grigio delle strade e gli edifici, ti resta da sto tipo bronzatura, ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura. Ma dialetto lo parlo abbastanza bene, non frequentemente perché non mi capita mai, ma lo so parlare. I miei sono entrambi siciliani ed entrambi dello stesso paese, che è Nicosia, un paese dell'entroterra siciliano. Per cui è una cosa a cui sono molto legato, perché tutto il resto della mia famiglia è qui. Stasera infatti ci saranno anche tutti i miei zii, e la sicilianità è una cosa da cui non ti puoi togliere, è un'identità così forte che ti rimane sempre e di cui sono anche molto fiero. Lei per me, io per lei, ti direi, ti darei. Ciao Matte, fra poco inizia Wimbledon, mi raccomando, dai il meglio come solo tu sai fare, non ascoltare le cazzate che senti in giro, sei il più forte, basta stare focus, tunnel vision e rompi tutto, rendici fieri. Bella Matte.